Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Guardate oggi che cosa vi porto, una novità che è uscita da varie settimane in edicola, solo che non ho mai avuto occasione di portarle perché volevo portare tutti e tre i numeri, visto il fatto che sono corti. Quindi abbiamo la prima uscita, la seconda e la terza. Io porto sempre sul canale le prime tre per quelle raccolte che non faccio. Questa non la farò perché secondo me non la ritengo molto opportuna farla. Ecco, quindi adesso andiamo a vedere il numero 1. Quindi niente, questa è la raccolta della Centauria e la prima uscita, come tutte le altre, poi 13 euro costano, e anche il prezzo secondo me mi sembra eccessivo. Io comunque sto già facendo creami, quindi a breve lo porteremo anche quello sul canale, anche se devo ordinare dei numeri, anche se costano poco, però vabbè. Allora, la prima uscita, sono 50 uscite, tutte le altre 13 euro, possiamo prima dire così. Sono 50 uscite per il momento, ma secondo me aumentano. Questa è la seconda uscita che uscirà dal 7 settembre in edicola, quindi è già uscita, correte a ordinarla, a 13 euro sempre, e André Grandier, che dopo vediamo, più la scheda. Adesso andiamo a vedere un attimo come si presenta il nostro fascicolo di Lady Oscar. Poi dopo andiamo a vedere anche il personaggio di Lady Oscar. Questi sono personaggi da collezione e niente. Allora, vi voglio far vedere il fascicolo numero 1. Quindi vi danno un fascicolo, che questa è la storia di Lady Oscar, per chi non lo conosce. È un personaggio super eroico. Qua c'è tutta la spiegazione, e attenzione, non è un anime, ma è bensì un cartone francese, perché è ambientato nella Francia, quindi non è classificato come anime. E questo è visitaci su Centauria, perché praticamente potete anche abbonarvi. Infatti qua c'è la cartolina dell'abbonamento, che sono tre uscite, 19,50 anziché 38,97, quindi abbiamo la seconda, terza e quarta uscita, e il raccoglitore per le schede è molto interessante. Questo è il codice QR, comunque vabbè, e come regali non è che abbiamo chissà che, quindi io vi consiglio di farlo in edicola. Poi se siete gran fan di Lady Oscar, allora sì, due mazzi di carte francesi e la maglia di Lady Oscar, quindi la tassa. Poi in più con l'offerta premium ci danno questi tre personaggi, un euro in più a partire dalla quinta uscita, che ci può anche stare, sono carini, sembrano. E niente, con il secondo e terzo invio invece riceveremo due uscite a 15,50, 40% di sconto anziché 25,98. Bene, questi sono i prezzi per l'abbonamento. Qua abbiamo la cartolina che spiegano tutta la caratteristica, molto bella questa cosa, mi piace la caratteristica del personaggio, molto bello. E questo è il personaggio in statuina 3D. Dai, come numero ci stanno questi numeri. Dovevo fare una roba simile anche di Cremi, ma siccome Cremi hanno tanti personaggi simili e quindi non si capisce mai un piffero di quello che è. Comunque Cremi lo riporterò sul canale a breve, ripeto, quello è un anime giapponese degli anni 80, però, allora, come tutti gli altri. Adesso andiamo ad aprirlo senza fare danni. Allora, primo personaggio, vediamo come si presenta con la sua fustella. È in 3D, cioè in PVC, ragazzi, materiale PVC. Allora, togliamo lo scotch dalla spada, che non so perché cavolo l'hanno messa, e comunque fanno ste cavolate. Va bene, l'abbiamo tolto, questo non ci interessa, e lo teniamo così. Ok, adesso con calma prendiamo fuori il personaggio e lo vediamo meglio. Vedete, fatto bene, fatto veramente bene, in 3D, PVC, materiale molto resistente, a parte la spada che ovviamente non è che potevano fare chissà che. Qua abbiamo tutto scritto in giapponese, quindi no, in Jarriers, quindi no. Questo è fatto veramente bene, anche di dietro non c'è niente da dire, un bel 10 questo qua.
No, sì, dai, 10 ci sta. Io non posso fare tutto, anche perché, ripeto, non sono un gran fan di Lady Oscar perché non mi piace. L'ho visto l'anime, cioè il cartone, e non mi è piaciuto. È noioso, quindi qui magari a voi vi piace, quindi va a gusti. Io l'ho portato per voi, come sempre, e poi le prime uscite si portano sempre. Ricordatevelo, adesso facciamo la seconda uscita. Hanno una colla potentissima qua che incolla tutte le altre uscite. C'è una roba incredibile, ragazzi. Allora, questo è più facile del previsto. Prendere il fascicolo. Andiamo a vedere. Allora, qua abbiamo la scheda di André, quindi tutte le spiegazioni, anche qua che potete mettere semplicemente in pausa se volete leggerlo. E qua abbiamo il fascicolo numero 2, che spiegano la storia del personaggio. Vedete? Tutte le spiegazioni del personaggio. Molto carino, André Grandier si chiama. L'unica cosa che non ci fanno vedere nella prossima uscita, che cosa ci sarà nella prossima uscita? Quindi è già uno spoiler, però potete vedere tutto benissimo nel sito di Centauria. Allora, questo l'abbiamo già aperto. Adesso andiamo a vedere il secondo personaggio. Quindi andiamo ad aprirlo. È meglio con le forbici, che le trovate, ragazzi. Vi ho perso le forbici. Come ho sistemato il garage, le trovate. Allora, l'Audi invece non trovo un'uscita, una ruota. Speriamo di trovarla, se no devo riordinarla, ragazzi, purtroppo. E vabbè, che ci volete fare? Allora, vediamo un attimo sto personaggio. Allora, anche qua abbiamo la basetta con lo scotch per l'arancia, che non capisco che cavolo c'entra. Comunque va bene, la togliamo prima di farvelo vedere, e anche questo comunque non è fatto male. Io devo dirvi la verità: quando hanno fatto uscire l'opera con l'abbonamento sul sito Centauria, pensavo che era una schifezza la raccolta, perché vedevo le statuine e non erano chissà che. L'apparenza è proprio vero che inganna. Quindi niente, l'ho presa, adesso sto vedendo con voi. E devo ricredermi che veramente sono ben fatte. Cioè, anche questa non è male. Questa è la lancia, fatta veramente bene. E questi sono veri personaggi, non quelli della Chat o quelli della De Agostini, che qualche difettuccio ce l'hanno. E poi per giunta sono anche in metallo. Quindi, almeno se farebbero delle cose così più delicate, ci starebbero. Come. Niente da dire con i personaggi di Cremi, che ripeto, lo porterò a breve. Non vi preoccupate, che nel mese di forse novembre porterò. A parte che devo portare tanti video, quindi non mancate. Allora, nella terza uscita abbiamo anche il raccoglitore, ragazzi. Quindi adesso vediamo un attimo la terza uscita, che è Maria Antoniette. Comunque sì, se volete vedere le uscite potete andare sul sito Centauria. Magari vi lascio il link in descrizione per vedere. Allora, questa è la cartolina di Maria Antoniette e questo è il raccoglitore, come potete notare, che è facile da assemblare perché è un cartoncino molto spesso, devo dire la verità. Così facciamo un po' di ordine, mettiamo tutti i fascicoli qua dentro. E poi metterò il secondo e il terzo perché il primo lo devo leggere. Allora, qua è semplicissimo. Adesso sto facendo il raccoglitore, che è di cartone per giunta. Allora, poi è bello che qua non dovete prenderlo a parte il raccoglitore e dovete spendere come Hachette o come. No, mi pare solo Hachette. Molto spesso, devo dire la verità. Vedete, ci stanno, perché i libri sono veramente una cartolina. Sono molto spessi, vedete, come quelli di One Piece, uguale. Lady Oscar. Poi vedete, questa è Maria Antoinette.
molto simpatica come personaggio, e questo è il personaggio che tu, adesso andiamo a vedere subito. E niente, questo lo mettiamo dentro al raccoglitore, che così almeno stanno un po' in ordine, tanto non ci servono. Il problema è un altro, ragazzi, capire l'uscita. Quindi per capire l'uscita avete queste cartoline qua che vi separa dal libro, quindi non vi potete sbagliare. Però una cavolata, non scrivere le uscite nel fascicolo, secondo me queste cose sbagliate, ragazzi, perché uno così non sa che numeri siamo, che numero è questo qua. Perché anche dal di dietro c'è scritto, sì, ma non c'è scritto, non c'è scritto niente, quindi siete un po' fregati. Vabbè, comunque questo è il raccoglitore, adesso lo metto qua in bella vista. Andiamo ad aprire l'ultimo numero della raccolta. Ah, e in questi giorni ho visto che è arrivato il numero 4. Quindi se lo volete prendetelo in edicola, ecco, anche il numero 4. Io non lo prendo perché non lo faccio, ripeto, quindi mi fermo al 3, che non so abbastanza. Poi 13 euro per una statuina così, va bene che merita, per carità. Però tutte 13 anche no. Almeno la prima fate uno sconto, come hanno fatto con Creami, sinceramente. Allora, Maria Antoinette è molto impegnativa perché è gigante, ragazzi, è gigante, è immensa. Non facciamo danni, ok, non c'è niente di incollato. Molto bella, molto molto bella. Vedete? Abbiamo il vestitino, il ventaglio, fatto veramente benissimo. E niente. Vabbè che potevano fare qualcosa in meglio, nel ventaglio. Gli occhi, dai. Così, così, Questo personaggio non è perfetto, però dai. Ci sta anche questo. Ovviamente è in plastica, PVC. E niente. Molto bello. Maria Antoinette. Ah, non vi ho fatto vedere quello di André, però vabbè. E niente, quindi la raccolta di questa collezione io l'ho fatta fino al numero 3. Se volete, ripeto, prendetela in edicola. Non la metterò nella mia playlist dei manga, perché non c'entra niente con i manga, anime e quelle robe lì. Ma è un cartone, ripeto, francese, quindi metterò la playlist nei video dei bambini. E novità in edicola. Allora, questo è il numero 3, questo è il numero 2 e il numero 1. Quindi se volete vederli anche voi, cioè se volete comprarli anche voi, li trovate in edicola. A 13 euro e ogni due settimane, mi pare, non vi ho detto questa cosa. Comunque mettete un fantastico mi piace, commentate e iscrivetevi al mio canale. E il prossimo personaggio, già che ci siamo, non lo fanno vedere perché avevo il raccoglitore, ok, quindi non vi posso far vedere il numero 4, non so neanche io che cos'è. Quindi io vi lascio il link in descrizione e su Centauro se voi volete abbonare anche voi, quindi non mancate. Ciao ciao, al prossimo video, mi raccomando, ciao ciao.